Se lasciate like a questo video avrete un anno fortunato. Tra un anno ci rivediamo sotto questo video e mi dite se è stato vero. 6-8 ottobre siamo a Romix. Hola Yas Family, qua è Pebius. E sta arrivando quell'impiastro di Graziana. It's Britney, bitch. Certo. Non ti preoccupavo, io ci sto malvore. Ah, perché piove? Quasi. Oggi mangeremo solo cibo con l'iniziale del nostro nome, quindi Giuseppe DG e Graziana DG. Stavo pensando di fare Greta, ma inizia sempre con la G, quindi il Pepios si sacrificherà facendo la P di Pepios. Che stronzettino. È colpa mia se nella P c'è poke, pizza, patatine, pasta. Dai, ma non è giusto. Io che cosa mi mangio? Polpette. A me viene in mente solo gallette e girella. Raga, ci stiamo c***o sotto. Caspita. C'è arrivato il messaggio di allerta di test. Questo non è un allarme, ma proprio in questo momento ci siamo c***i addosso. Aspetta, io ho la macchina che mi sono fermata al centro della strada. Ma porca miseria. Ma scusate, ma tutti gli altri non è arrivato nello stesso momento? Perché gli altri ci hanno guardato male, noi ci siamo fermati. E poi si arriva l'iPhone. Allora, io penso che... Ma mi state... Di nuovo! Ma non è possibile! No, raga... Aspetta! Porca miseria! Ma fa anche a te! No, a me no! A me sì! Ma senti! Vi giuro che non lo facciamo apposta! C'è l'allarme! Ma non lo stiamo facendo apposta! Cioè, succede proprio quando apriamo la registriamo! È incredibile! Io credo che la P di Pepios sia la miglior lettera presente sulla faccia della terra. Pane, pasta, pizza, pollo, patate, polenta, piselli, patate, pera, panino, polpetta, paella, pomodoro, patatine, piadina, pesca, prugna, prosciutto, polpette, pompelmo, parmigiana, pesto, porchette, pistacchi. Basta. Cioè, ragazzi, qualsiasi cosa c'è con la lettera P. Soltanto che non trovo qualcosa per la colazione. Io ho trovato per me per la colazione. Non trovo. Allora, vi faccio vedere. Galletti. Gocciole. Ma quello che voglio io. Graiocchi, io prendo questo. Non puoi. Graiocchi. No. Questo è con la B di brutta di persona. Graziana. Ho scoperto una cosa incredibile. Questa è solo per chi segue il canale da tanto tempo. Tre mulini di Gevolve. Tre marine. Che tipicente. Quanti stelle? E io gocciole. Però io sono... In questo momento sono un po' intollerante al lattosio. Questo non so se magari posso prendere. Perché sono un po' male di stomaco ancora, raga. Così hai informato tutti. Sì. Cioè praticamente continuo. Ecco. Top, non ho nell'acqua. Grande pan di stelle del Pepus. Cocco, caramello, classiche o dark? Provo cocco? Che dici? Gocciole al cocco. Gocciole al cocco. Caramello. No, caramello l'ho già provato. E allora che cosa me lo chiedi a fare se decidi sempre tu? Secondo me sono meglio le gocciole o i pan di stelle? Secondo me le gocciole. Pan di stelle. Gocciole. Pan di stelle. Votate. No, la panna, no. Ti fa male il lattosio. Senza lattosio. Ah, questa, ok, allora sì. Più al cesso. Ecco, sempre perché devi spiegare tutto. E ora? Molto sincero coi fan lui. Sempre, se dico tutto, anche se devo andare al bagno. E infatti. Scusami, Graziana, io ho visto una cosa che non ci dovrebbe essere. Ti sembra paiocchi questi? Ti sembrano paiocchi? Non c'è un motivo. Non c'è nessun motivo. Barilla G. Quindi lo posso mangiare. Vedi se lo rimetti a posto. Non male, non male. E questo No, hai detto questo devo mettere a posto. No, pure questo, Choco Brown. Che cavolo c'entra con la G? Ehi, questa, prima di finire noi faremo il controllo della spesa. Choco Brown. Vedi se lo metti a posto. Io sono nel mio mondo, grazie. Cioè posso prendere ciò che voglio. E in questo caso io voglio queste. Le Pringles. Anzi, le prendo alla cipolla, così ti do fastidio per tutto il giorno. No. O de cipolla. No. E con queste ti darò fastidio tutto il giorno. Cioè, è la cosa più facile della vita mangiare con la P, è ciò che mangio di solito. Piadatina. Ma tu stai trovando la P per me o la G per te? Troncare? Goliador. Ma costano ancora 10 centesimi, ti puoi comprare tutto il locale? No. Questo accade quando lasciamo Zeus da solo per un quarto d'ora. Zeusino! Che è successo? Non succede niente, non ti lascio più. Buono. Bellissimo, che è successo? Zeusino, non sei più un cucciolino. Non sei più un cucciolino. Madonna, se ti prendo io. Se ti prendo. Questo è il gioco di Zeus. Mi prende il polso e mi porta ovunque. È un cane che non sa molto contenere la sua emozione. Però è molto felice di vederti. Ma che bravo sei seduto. Fai vedere a tutti quanti come dai la zampa. Dammi la zampa. No, la zampa. Ma che sei bravo e istruito. Ora facciamo colazione. Alle 12.
Sì, perché qualcuno qui si sveglia più tardi. Se dobbiamo dirla tutta, mi sono chiuso fuori casa, non avevo le chiavi per ritornare in casa ed è venuto il padre di Grazia. Chi l'ha salvato? Suocero Yoss. Esatto, è venuto ad aprire il portone perché il zio mi ha tirato, si è chiuso il portone e sono rimasto fuori. Alza il fine, strido che stoniamo, no, Battisti. Ci devi mettere la panna sul pan di stelle di Pepios. Un signore degno proprio. Complimenti. Però fa veramente schifo il lattosio, ragazzi. Quanti di voi sono allergici al lattosio, intolleranti al lattosio? Mi stanno chiamando. Ora vediamo in diretta chi è che mi disturba. Questo ora mami o papi. Mamma, sto registrando. Sei in chiamata con tutti quanti noi. Se vuoi salutare, fai un saluto alla videocamera. Ciao. Posso mangiare solo cose che iniziano con la lettera P, quindi mi dispiace, non posso mangiare niente. La lettera P? Sì, ma ho già fatto la spesa, quindi mi dispiace. No. È il mio turno. Peccato che non hai la lettera P. Perché? Perché ci sarebbe bene sulla fronte una bella P di Pussy. Allora faccio il primo piano di Graziana. Sono buone. Però preferisco queste a quella caramello. Però secondo me le migliori sono quelle classiche. Fai schifo. Orario di pranzo per le persone normali, ma noi invece facciamo lo spuntino. Dammi il mio spuntino. Cioè io non ho mai visto una persona fare lo spuntino con le Goliador. No, ho preso il pacco che ha più cose dentro. Ehi, zio Siro, ma che fai col tuo orsacchiotto? Amore, mi vuoi dare questo? Io non volevo più mangiare le caramelle da quando ho scoperto come sono fatte. Sono fatte con i resti di animali, dicono. Eccolo lì, mi frega pure il cane, mi frega la casa, mi frega la spesa, tutto mi frega questa ragazza. E tu che mangi? Le bellissime patatine alla cipolla che andremo a utilizzare per allontanare Graziana tutto il giorno da me. Qual è la differenza? Giorgina, vieni qua, bellino, bello, bellino, Giorgina, bello, bello. Graziana, no vieni... dai, no, che schifo, puzzi. Nella vita se dovete scegliere, sempre il vostro cane la vostra ragazza. Vai a farla cacca. Per sempre. Vai a far la cacca. Ma tu, ti ricordi queste? Ah, sì, le buone, cerri. Me ne dai una? No. Ti do una patatina? No. Sera. Stiamo facendo degli orari un po' a caso oggi, perché ci siamo trovati molto, però pranziamo finalmente insieme. Pizza. Ti odio. Invece Graziana ha dei bellissimi Pepios, cioè dei bellissimi gnocchi. Esatto, un gnoccolone di Pepios. No, ora l'ho capita. Ora l'hai capita, eh. Che bella pizza. Pizza tre mulini. No, non è tre mulini. Hai tradito il signor tre mulini. Cosa pensi del signor tre mulini? Considerate che Graziana già assai se sa accendere il gas che ho acceso io. Perché voi non sapete il retroscena delle nostre scorribande. Oh, oh, oh. Eccola, signori. Tutte le previsioni del Pepios sono sempre giuste. Che ne sapete voi quando stavamo ad Amsterdam che ho dovuto cucinare io la pasta con il pesto perché lei non li sapeva fare ed ero io quello che cucinava. Tu eri un ibrido. Non facevi niente. Un ibrido. Questo pranzo delle 3:30 ci gusta. Si è un po' bruciata, ma... Perché? Ma non sa controllare un po'. Posso dire che Graziana era davanti a controllare e si è dimenticata. Ma che sei un bugiardo. Zeus mi stava fregando il braccialetto. Ma ragazzi, sempre diamo la colpa a questo povero cagnolone. E non fare lo sguardo d'innocente, che lo sappiamo tutti che ti piace questo elastico. Beh, ragazzi, una bella pizza col prosciutto, cioè. Invece, sarà da ridere per ciò che deve mangiare la nostra Graziana. Sono gnocchi. Sì. Senza il condimento. Colpa mia se non hai trovato il condimento? La colpa non è mia, è tua, è tua. Molto buono, devo dire, vero? Perché tra l'altro non gli abbiamo messo neanche il sale, l'olio, niente. Solo gnocchi. Quando tipo state cucinando che dovete assaggiare un maccherone. È quello. Quello è. A posto. Meno male che mi chiamo Pepios. E se mi chiamo Menios, mi potevo mangiare un bel McDonald's. Un bel McFlurry. Gran Crispy McBacon. E perché non ci hai pensato prima? Stolta. Adesso sto facendo l'elenco dei nomi. Con questo Zeus in sottofondo vi facciamo vedere anche le cose da bere che abbiamo preso con la nostra lettera. La Pepsi di Pepsios. La signorina Graziana è il gingerone. Dovrebbe essere tipo l'Aperol, però è analcolico. Esatto, è quello dei tenerelli. Però mi piace. Tenerella come te. Mi piace, mi piace. Alla salute. Sì. Il naso, il mio naso è tanto grande. Per te. Devi credere il naso, non ti sposi. Ma guarda, non si grade il naso. Io non ti sposi. Non voglio sposare. Salve. Ok, allora abbiamo approfittato perché portiamo Zeusino a fare una passeggiata e fargli fare i suoi bisogni. E forse ora deve pure fare la cacca, perché ecco, che sto capendo. E nel frattempo ho detto vabbè, facciamo un spuntino. Esatto. Per cui io ho portato
G di gelato. Io ho portato P di niente, perché non ho fame, raga, mi sono riempito con la pizza per ora e stasera avrò un bel piattone importante, a differenza di qualcuno qui. No, no, quindi... no, lasciamo stare la mia cena. Stasera svacco, amici della postale. No, perché fino ad ora è stato un pranzo light. Ziasino, facciamo la cacca! Facciamo la cacchina! Andiamo a fare la cacchina, andiamo. Vi ho risparmiato il siluro che ha lasciato lo Zeusino. E io sto papando. Guarda com'è morbido, guarda com'è morbido. Sembra la cacca di Zeus. Mangialo ancora, dai, su. Mangialo, è uguale alla cacchina di Zeus. Non lo voglio più. Hai visto come si fa? Veloce veloce. Ragazzi, ci sarete a Romix, mi raccomando, perché lì finalmente ci potrete incontrare. Dal 6 all'8 ottobre. Hello! Per chi si fosse perso qualcosa, sì, questo qui... Yos è la nuova postazione dove registreremo i TikTok. Quindi presto vi daremo il nuovo canale dove ci dovete seguire. Intanto io con la mia super fame ho qui il mio super P di Poke, con la P di Pepios e la G stupidina di Graziana, che non serve a niente. Allora tu fai le challenge a tuo piacimento. Non è vero, sì. Ma scusa, perché io domani, se mi chiamo io domani mi do una lettera a cavolo, vabbè, ma il mio soprannome. Ma mi sono dato la Y, la P di Pepios. È giusto, è canonico, sì, è un evento canonico. Questa è la cena della nostra Graziana. Grissini friabili. Friabili. Gorgonzola. Oh, ci mettiamo un po' di gorgonzola qua. Ah, non posso. E cosa sta dentro Poké? Poké, P di Poké, è intoccabile. No, non vale. Perché qui c'è il gambero. Oh, ragazzi. No, sto sentendo da video, sei ferma. Gambero. Oh, basta, oh, no, è mio, tu te ne vai a Cioè, il gorgonzola è il formaggio con la muffa migliore del mondo. Facciamo che solo per la cena invertiamo. Facciamo che te ne puoi andare al tuo paese preferito. Che buona, ragazzi, mi sta venendo la cuolina, porca miseria. Eh no, ma c'è il mio Poké che è più buono. Lo sai che è super calorico? È, sì. Esatto, è una delle cose più grasse al mondo. Lo so. Amma! Rod, tu 600k, che sono i chili che prenderà Graziana questa sera. Io sto facendo proprio un pranzo da re. È una cena, però se ti piace il pranzo. Vabbè, una cena da re. Comunque, devo trovare una challenge che devo adattare a me, al mio nome, alla mia personalità, a tutto quanto, ai miei colori. Così la prossima volta sarà il Pepios, che soffrirò un pochettino. Sprouts. Intanto io sto istruendo la mia ragazza a guardare e comprendere l'arte di Naruto. Naruto! Sasuke! Commentate con altri video da registrare insieme e se vi va facciamo magari qualche altro vlog con noi, facciamo cose pazze. Commentate, scriveteci tutto. Ciao!